Un'emozione, comunque un privilegio che hanno poche persone, il fatto di poter avere un sigillo della città. Beh, io mi sento onorato di quello che ha fatto il sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Udine, che dopo tanti anni si sono ricordati che esisto anch'io in Friuli. Ringrazio anche voi che oggi siete presenti col vostro giornale e soprattutto con la vostra testata, che è una testata che è molto seguita in tutto il Friuli e anche fuori dal Friuli. E lei ha girato tutto il mondo, insomma tutti i focolari del mondo, ce n'è uno a cui è particolarmente legato? Beh, io sono particolarmente legato all'Argentina perché l'ho fatta 10 volte, però sono collegato anche molto legato diciamo così, all'Australia, all'America, diciamo l'America, diciamo così, in gran parte il Canada, Stati Uniti, Sudafrica. No, e poi tutta l'Europa, perché tutta l'Europa l'ho girata da capo a piede. No, è soltanto che mi manca soltanto le nazioni, diciamo, dell'Est. La città ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi artisti più rappresentativi. Ah, Beppino Lodolo è di Udine, ha 85 anni, ha girato il mondo, è stato in tutti i focolar nel mondo, a parlare con i friulani, a cantare non solo in friulano le nostre villotte, ma anche le canzoni italiane. E oggi è dato una dimostrazione a 85 anni che ha ancora una ottima voce, e noi gli abbiamo consegnato il sigillo della città perché siamo grati del suo lavoro e siamo contenti di avere ancora tra noi una figura così importante che ha fatto conoscere Udine e il Friuli in tutto il mondo.